Esempio query con parametri in Access. Allora, questo è un database molto semplice, beni di inventario, una tabella dei beni, la tabella ammortamento con una data ammortamento e le categorie di beni, arredi, mobili, eccetera. Vediamo subito che cosa contiene, pochi record, vedete, c'è cioè automobile, computer, stampante con importo, i beni sono il personal computer, stampante laser, ci sono solo alcuni record. Allora, vediamo subito la query con parametri, come si ottiene? Da una query semplice di selezione, in questo caso prende tutti i campi della tabella beni, più la categoria bene dalla tabella esterna categorie e l'ammortamento, l'importo ammortamento dalla tabella ammortamento. Allora, qui vedete, nella quarta colonna c'è un ulteriore campo, data ammortamento, punto, però senza la casellina mostra abilitata. E poi nel rigo criteri, maggiore o uguale a data inizio immissione, questo testo viene deciso da voi nel progettare la query con parametri, è quello che comparirà all'utente quando apre la query. Vedete che deve essere per forza tra parentesi quadre, ok? Maggiore o uguale data inizio immissione e minore o uguale a data fine immissione. Il testo viene deciso dall'utente, cioè pardon, da colui che progetta il database. L'utente si vedrà due input box con i valori in successione. Vediamo subito come funziona. Apriamo la query inventario con parametri. Dai, ecco, vedete, questo è il primo input box, cioè la casella che richiede un input, e il testo data inizio immissione è quello che è stato impostato tra parentesi quadre nel rigo criteri della struttura query. Quindi inseriamo, per esempio, 1° gennaio 2009. E questo è il secondo parametro, data fine, per esempio 31 gennaio 2009, ci sono solo i dati del primo trimestre 2009. Viene fuori la query, mi ritorna i record che soddisfano le condizioni relative ai parametri impostati. Infatti questi sono entrambi in data 1° gennaio 2009. Quindi questa è la query semplice. Naturalmente qual è lo svantaggio? Che quindi fra parentesi quadri i parametri si possono vedere anche qui nella finestrina parametri, si può decidere anche il tipo. Abbiamo impostato data e ora, ma si può impostare un altro tipo, intero, lungo, testo, eccetera, per i parametri. Quindi questi qui senza parentesi quadri, in questa finestra di dialogo parametri query che si ottiene facendo clic qui sopra. Accanto alla sigma quali totali c'è cioè un parametri e quindi questi sono i parametri. Ora, qual è lo svantaggio? Che naturalmente i valori, i parametri vengono richiesti all'utente uno alla volta con un input box per volta. Quindi il passo successivo qual è? Quello di costruire, come vedremo tra poco, una mascherina che raggruppi tutti i parametri e li proponga una sola volta all'utente. Vediamo subito come funziona in modalità runtime. Per renderci conto, allora apriamo il report riepilogo ammortamento, faccio vedere un attimo in visualizzazione struttura, è un report che mi tira fuori i dati dei beni e degli ammortamenti, ok, in base alle date selezionate. Allora, clicchiamo su report, parte anziché report la mascherina, vedremo tra un attimo come si fa, e mi dice categoria beni tutti, data inizio immissione 1° gennaio 2009, data fine, per esempio impostiamo 31 gennaio 2009, anteprima report, e vengono fuori i due record di prima, computer stampante, vedete che sono in data acquistati il 1° gennaio 2009. Allora, poi c'è il tutti, che vediamo tra un attimo come si fa, mi fa vedere tutti, compreso anche quelli di marzo, no? C'è un record in febbraio, non in marzo. Ok, allora, passo indietro. La query con parametri viene copiata. È opportuno ricopiarla su di un'altra query, quindi semplicemente pari pari, copia e incolla, no? Copia e poi incolla. Però la parametri 2, rinominata appunto per distinguere dalla prima, l'apriamo in visualizzazione struttura. Ecco, qual è la differenza? È esattamente uguale alla precedente, soltanto che al posto dei parametri espressi tra parentesi quadre, vengono specificati i nomi dei controlli di tipo test in questo caso della mascherina intervallo date report. Vedete qui in data ammortamento non c'è più maggiore o uguale di parentesi quadra data inizio immissione, ma c'è FONS intervallo date report data inizio immissione
lo faccio vedere più da vicino qua, che purtroppo non c'è lo zoom. Allora, vedete nella colonna, nel campo data ammortamento, che non è mostrato, ma serve solo per impostare una condizione di filtro, al posto del parametro c'è la descrizione maggiore o uguale a fonts, fra parentesi quadre, punto esclamativo, il nome della maschera, intervallo data report, chiuso alla parentesi quadre, un altro punto esclamativo e poi tra parentesi quadre il nome del controllo. Non confondetevi, queste parentesi quadre servono per riferirsi al controllo testo che sta nella mascherina di selezione dei parametri. Non è un parametro in se stesso, ok? E difatti, anche se quando tentate di aprire questa seconda query si comporta come la prima all'utente, vedete, ma non viene aperta. Però il vantaggio qual è? Che mentre la prima, se viene passata da codice, comporterà sempre l'apertura di input box e non c'è scampo. Con la seconda invece si ottiene l'effetto voluto, cioè quello di appunto raccogliere gli elementi dalla mascherina intervallo data report e passarli al report. Come si ottiene la sincronizzazione report maschera? Lo vediamo subito. Allora, partiamo dal report. Il report, che si chiama riepilogo ammortamento, ha nella routine evento su apertura un codice che dice aprimi la mascherina intervallo data report, docmd open form intervallo data report, in modalità, questo è importante, async dialogo, cioè modalità finestra di dialogo. Perché? Perché se la aprite in modalità normale mi esce qua e non verrà eseguito questo codice mai. Invece con l'async dialogo si fa sì che la mascherina intervallo date venga aperta, ma il codice rimanga qui in attesa della chiusura. Quando viene chiusa la mascherina si prosegue qua, qui si controlla se è chiusa la maschera, in quel caso si chiude il report, no? Cioè se non è caricata in memoria il report viene chiuso. Invece ecco, nella mascherina c'è un altro codice, nella mascherina intervallo date report, bisogna che nell'apertura, vabbè, nell'apertura sia esatto, se non è aperto il report, perché is null nil open args? Perché viene passato all'argomento riga comandi, cioè se il report viene aperto così dalla maschera, dalla finestra degli oggetti di access, vedete, dice aprire prima il report riepilogo ammortamento. Ok, e quindi sulla apertura cosa viene fatto? Viene fatto questo controllo, altrimenti, ah vabbè, sì, l'open args che cos'è? Spieghiamo, è una proprietà che corrisponde alla stringa passata dal report, che lo apre, no, la maschera qui, questa stringa qui, vedete, sull'open form, chiamato dalla routine evento su apertura del report, qui siamo nel report, viene passata una stringa dopo il dialogo, riepilogo ammortamento. Se guardate qui con le F2, vedete open args. Questo open args è comodo perché consente di passare una stringa o le informazioni che volete da un oggetto di access a un altro. Okay? Quindi in questo caso questo mi serve alla duplice funzione di fare apparire la stringa riepilogo ammortamento nella proprietà etichetta della maschera e anche di consentire alla maschera di capire se il report è stato aperto dall'utente dalla finestra della visualizzazione oggetti di access oppure dal controllo di report. No? Ok, vabbè. Poi come si fa a farmi fuori tutti sopra categoria? Vedete che nelle categorie non c'è il record tutti, c'è soltanto automobile, computer, stampante, reading, fotocopiatrice. Allora si fa una piccola union nella mascherina intervallo date report, nell'evento form load su apertura, no, sul, non è apertura, è il load, perdon, in categoria row source, che è l'origine dati, l'origine riga, del campo categoria, select tutti from categoria dei beni, union select categoria bene, che è il campo descrittivo, from categoria dei beni. Questo fa sì che vengano prelevati tutti i record della tabella categorie beni, più la stringa costante tutti viene aggiunta in testa. Poi la data inizio è impostata sul 1 gennaio e sul 31 marzo, la fine, con date serial, per evitare che venga riproposto il valore della data corrente che è 2013. Okay. E poi ecco, sull'anteprima click,
che è praticamente questo, il bottone qui sotto, anteprima report. Vediamo un po', ecco, viene praticamente verificato, quindi un controllo input, che la data di inizio sia inferiore a quella di fine e che ci siano dei valori, altrimenti vengono visualizzati dei messaggi. E, se la categoria è tutti, questo è importante, il valore della campo categoria viene praticamente sostituito con l'asterisco. Questo fa sì che, siccome nella query, la query con parametri 2, che è quella che viene collegata al report, no? Se apriamo il report nella proprietà origin record, è query inventare con parametri 2, non query inventare con parametri, altrimenti chiede sempre le parentesi, chiede i parametri 2 volte. Allora, in questa query, la seconda, è stato aggiunto questa ulteriore condizione di criterio, like, vedete qui a sinistra, in categoria bene, il campo categoria bene qui della tabella categoria bene, like forms intervallo telepro categoria. Questo fa sì che quando la categoria è tutti e viene sostituita con l'asterisco, la query ritorna tutti i record, altrimenti se lasciate tutti senza il like ma l'uguale, dice non ci sono record. Ok, proviamo allora, proviamo lo succede con tutti. L'abbiamo già visto, ma lo rivediamo un attimo. Tutti viene passato, vengono visualizzati tutti i record. Se invece cambiamo le date, non so, per esempio, inseriamo delle date che sappiamo che non ritornano record, per esempio, ok? Ecco, vedete, nessun dato per questo report correttamente. Quindi, indipendentemente dal fatto che sia stato passato il valore tutti o meno, questo è importante. Ok, ci fermiamo qui.